Emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire, e taci meravigliata, e allora diventi grande come la... Wisława Szymborska, un appunto. La vita è il solo modo per coprirsi di foglie, prendere fiato sulla sabbia, sollevarsi sulle ali, essere un cane o carezzarlo sul suo pelo caldo, distinguere il dolore da ciò che dolore non è, stare dentro gli eventi, dileguarsi nelle vedute, cercare il più piccolo errore. Un'occasione eccezionale per ricordarsi per un attimo di che si è parlato in Cesare. E almeno per una volta, inciampare in una pietra, bagnarsi in qualche pioggia, perdere le chiavi tra l'erba e seguire con gli occhi una scintilla nel vento e persistere nel non sapere qualcosa di importante. Sembra che la vita non ci riservi più sorprese o addirittura ci proponga solo quelle negative. Nella testa un turbinio di pensieri che sembra non abbiano sbocco. Le lacrime in tasca e la sensazione che tutto sia finito, perduto. Notti insonni e giornate triste e vuote, rincorrendo il tempo che inesorabile scorre. E poi, come per magia, un giorno. In un momento ci si apre una finestra, si squarcia il cielo e voilà, troviamo la soluzione, diamo una svolta alla nostra vita, ci rimettiamo in gioco e lo facciamo affrontando con determinazione tutte le avversità e superando tutti gli ostacoli. Non sappiamo dove troviamo la forza, non lo sappiamo, ma questa forza è innata dentro di noi, si era solo sopita, addormentata, ma era lì. Aspettava solo il momento giusto per manifestarsi. E così rinasciamo a nuova vita. Dedicato a noi, a tutte le donne di ogni età. Allora, innanzitutto grazie a tutti e a tutti per essere qui. E vorrei presentarvi Marianna Di Mita, una giovane fotografa che ha voluto scegliere di fare questa sua personale presso la nostra associazione. È socia sia di Motografando ma anche di Fotocine Club, tutte e due di Foggia. Le auguro, e credo di interpretare il pensiero di tutte e tutti, di continuare questa sua attività di interpretare le donne, ma non solo. Grazie. Buonasera a tutti, le presentazioni sono state già fatte, vi dico soltanto che in esposizione ci sono 27 scatti. Questo lavoro è iniziato circa un anno e mezzo fa. La mia intenzione è quella di raccontare la situazione che molte donne vivono, infatti ci sono scatti dove, la donna viene insomma, violentata, e degli scatti dove invece si riprende, dove riprende in mano la sua vita, e da questo infatti il titolo di Donna Fenice.
Le foto in sintesi sì, raccontano questo, voglio, è un modo per denunciare la situazione che vivono molte donne in silenzio. Il nostro consiglio è quello di dare, di prendere in mano la situazione, di chiedere aiuto, di rivolgersi ad associazioni, rivolgersi ad un'amica, rivolgersi agli enti competenti, in modo tale da poter riprendersi in mano la propria vita. Che dire, le fotografie erano rimaste ferme da un po' di tempo nel mio hard disk. Poi la cosa è stata fortemente voluta da una persona molto cara che mi ha cercato di spronare, di farmi andare avanti con questo progetto. Niente, questo. La mostra è stata voluta in questo periodo, questa settimana, che è appunto la settimana che introduce la giornata nazionale contro la mondiale, anzi scusate, sì, mondiale, sugli abusi sulle donne, che ricade proprio il 25 di novembre. Non voglio prolungarmi in altro modo perché comunque non vi voglio annoiare. L'unica cosa che vi voglio ricordare è che la mostra sarà visibile fino al 30 di novembre, gli orari sono dalle 18 alle 21. E niente, ora ringrazio. Faccio un po' di ringraziamenti, voglio ringraziare voi tutti che siete intervenuti, voglio ringraziare l'associazione Donne in Rete che mi ha ospitato, voglio ringraziare le ragazze della Porta Accanto che si sono prestate a questo progetto, era la loro prima esperienza ma anche un obiettivo, quindi avevano anche un po' di perplessità, però alla fine si sono trovate a loro agio e sono state ben contenti di poter prestare il loro porto per una manifestazione, insomma, chiamiamola manifestazione di questo genere. Poi voglio ringraziare il laboratorio di GA che mi ha collaborato con le stampe, mi ha permesso di stampare questo lavoro, ha fatto anche un bel lavoro. Poi voglio ringraziare Attilio Radogna che si occupa della parte video. Voglio ringraziare tutti coloro i quali che in qualche modo hanno contribuito a rendere speciale questa serata e in modo particolare voglio ringraziare due persone speciali, Luca e Teresa, che vabbè non aggiungo nient'altro perché altrimenti poi andiamo un po' sull'emozione. Loro letteralmente mi hanno spinto verso questa mostra, hanno cercato di aiutarmi e di magari di superare quelle lacune, quei dubbi che uno potesse avere e niente questo. Poi volevo ringraziare la mia amica Valentina che si è prestata a leggere le poesie, volevo fare anche gli auguri per il suo compleanno. Vi ringrazio tutti e buona visione. Vogliamo leggere qualche altra poesia e poi magari accendiamo le luci e si... Ok, allora un attimo di riflessione ancora verbale, diciamo. Sì, tre poesie... tre poesie dedicate a tutti quanti voi. Una parola di pietra, di Anna Akhmatova. Ed è caduta una parola di pietra sul mio petto ancor vivo. Non fa nulla, ero preparata, in qualche modo sistemerò. Ho un grande affare oggi, bisogna sopprimere la memoria fino all'ultimo. Bisogna che l'anima si faccia di sasso. Bisogna di nuovo imparare a vivere. Altrimenti, il mummere caldo dell'estate è come una festa sotto la finestra. Da tempo presentivo questo giorno, luminoso. E la casa deserta. Sempre di Anna. La vera tenerezza. Questa è dedicata proprio agli uomini. La vera tenerezza si distingue in tutto ed è silenziosa. Invano tu m'avvolgi con cura le spalle e il petto nella pelliccia. E invano parole sommesse dici sul primo amore. Oh, come conosco questi non sazi pesanti tuoi sguardi. E poi l'ultima, che è un po' più, così, diciamo, leggera, un po' buffa. E ho scomodato un poeta del primo secolo avanti Cristo, Meleagro, ma questa è soltanto per sorridere. Vola, zanzara, messaggera rapida, e sfiorando l'orecchio di Zenofila, mormora queste mie parole,
insonne t'aspetta là e tu smemorata dormi? Ma parla piano, attenta a non svegliare il compagno di letto e i suoi gelosi rancori. E se mi porti la fanciulla, ti vestirò d'una pelle di leone, Zanzara, e in mano ti darò una clava. Leggerò alcuni brani da racconti presi dal libro Chiamarlo amore non si può. 23 autrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza contro le donne, di cui sono curatrice ed editrice. Quasi tutti i racconti hanno un finale aperto alla speranza, anche se spesso raccontano eventi molto drammatici. Per questo motivo ho scelto di leggere alcuni finali. Da Ferita di Alessandra Berello. La protagonista è un'adolescente molestata dall'ex fidanzato. De Remini, puoi fermarti un attimo, per favore? La lezione era finita. Lei era stata interrogata la settimana prima, ma non con un gran risultato, ma la sufficienza l'aveva strappata. Che cosa voleva da lei la professoressa Borlati? Prof, ha bisogno di qualcosa? Erano rimaste solo loro due. La prof l'aveva guardata diritto negli occhi e lei lo aveva saputo. Aveva visto quel che agli altri restava nascosto, la sua ferita. Da un po' le cose non vanno bene, vero? Lei aveva abbassato la testa e fissato il banco, il vecchio rassicurante banco, per sfuggire a quello sguardo che la scandagliava. Come una bolla, qualcosa dentro di lei gonfiò e gonfiò, lottando per salire in superficie. Se solo non fosse stato così difficile fidarsi, pensare che qualcuno le avrebbe creduto. Elena l'aveva chiamata la prof, abbassando la voce. Lei aveva sollevato gli occhi. Da La porta chiusa di Anna Maria Piccione, la voce narrante è quella di un giovane papà e marito, la cui mamma, quando lui era bambino, ma noi non lo faremo, discuteremo con calma, controllando i toni, provando a capire tu le mie ragioni, io le tue. La porta chiusa non risparmierebbe loro angoscia e incertezza, ma le vedrebbero moltiplicate, amplificate. Si chiederebbero perché non possono vederci, di cosa stiamo parlando, quando e se finirà. E dalla serratura, da ogni fessura, le nostre voci si farebbero urli e boati, i nostri silenzi minacce. Conosco il lato oscuro di una porta chiusa, quando non sai cosa accade al di là di essa. Sono trascorsi tanti anni, ma non sono bastati a lenire le ferite del cuore. Sanguinano ancora, di un rosso vivo che non accenna a sbiadire. Amo tutto di te, la tua forza, l'irruenza, la passione che metti in ogni cosa. Anche in questa sciocca discussione alla quale non vuoi che le bimbe assistano, invece lo faranno e vedranno due genitori che non si impongono l'un l'altro, ma si ascoltano, si confrontano o almeno ci provano, che forse non saranno scelti per una pubblicità di famiglia a colazione, ma sono persone vere che affrontano la vita vera senza musichette di sottofondo. Quindi no, non farlo per favore, non chiudere quella porta, amore mio. Da Luna Park di Livia Rocchi. La voce narrante è quella di un bambino, un maschietto, che vive violenze domestiche. Il maestro Marco mi ha spiegato che c'è una magia molto potente. Il nome della parola magica me lo ricordo bene perché è bellissimo. Metafora. Ha detto che lo scrittore usa questa metafora per dire le cose, ma non come sono realmente, in un altro modo, con un altro aspetto. Per esempio mi ha spiegato che il grillo parlante di Pinocchio è la sua coscienza, mentre la balena è il dolore e la vergogna che a volte sembrano volerci ingoiare in un boccone. È bellissimo raccontare le cose con questa metafora. Si può dire tutto quello che si vuole senza far sapere che il protagonista del racconto sei proprio tu, che conosci un mostro e fai la pipì nella cassettina del gatto. Così non ci si vergogna. È stato lì che ho deciso. Ho raccontato al maestro Marco che c'era una volta un orsacchiotto di pezza e ogni notte nella sua caverna vedeva apparire. E mentre raccontavo sentivo che capiva che l'orsacchiotto ero io, ma non me ne importava niente, perché anch'io mentre raccontavo capivo che se qualcuno doveva vergognarsi non ero io. L'ultima, da Lezioni d'amore di Pina Variale. La voce narrante è quella di un adolescente il cui padre ha ucciso la madre. Poco fa Luca ha risposto sgarbatamente alla zia che gli chiedeva di riordinare la stanza. Perché non lo dici a Claudia, ha ringhiato. Non tocca a me fare le faccende domestiche, non sono mica una femminuccia. Papà non si prendeva neanche un bicchiere d'acqua, ordinava e mia madre seguiva. Lasciava i calzini sporchi sul pavimento del bagno,
brontolava se la minestra era insipida e non andava a gettare neppure il sacco della spazzatura. Luca ha imparato da lui e si è dimostrato subito un ottimo allievo. Vattene e lasciami in pace, urla, proprio come faceva lui. Zia Marta ha incassato senza rispondere, si comporta come mamma, ingoia e sta zitta, abbassa le spalle e pensa che domani sarà diverso. Io no, invece. Sono stufa di stare a guardare. Non voglio ripetere gli stessi errori, perché il prezzo da pagare è davvero troppo alto. Così comincerò da mio fratello, prima che sia tardi. Poi lo spiegherò alle mie amiche, via via, a tutte le persone che incontrerò durante tutta la mia vita, che l'amore si impara e dall'amore nasce il rispetto, questo è sicuro. Busso alla porta, Luca grugnisce qualcosa. Forse è un invito a entrare o magari è un vaffa. Prendo per buona la prima opzione. Ci sarà tempo per chiarirsi. Oggi è soltanto la prima lezione. Parto dalla lettera A che sta per amore, poi passo per la R di rispetto, senza tralasciare la D di diritti e la C di collaborazione. Dimentico nulla? Non mi pare. Sarà dura, lo so, ma non dispero. Tutto sta ad iniziare. Il resto lo costruiremo un giorno dopo l'altro, insieme. Sì, la violenza sulle donne è molto di quello che Marianna avrà detenuto dopo di vedere rappresentato. Ma non dimentichiamo mai che la violenza si manifesta in tutte le guerre sparse per il mondo e le cui vittime primarie sono sempre e soltanto donne, bambine e bambini. Stiamo assistendo a questo continuo stillicidio e ci sentiamo impotenti di fronte a questo orrore. E come non ricordare anche gli atti di terrorismo di questi ultimi giorni? Tra le molte vittime degli eventi che venerdì sera hanno sconvolto la città di Parigi, c'era anche Valeria Solesin, una giovane ricercatrice italiana che aveva compiuto i suoi studi presso l'Università di Trento. Era una brillante laureata in sociologia, una giovane ricercatrice di talento, una cittadina europea impegnata nell'azione anche come volontaria di Emergency. Tra i suoi interessi di ricerca c'erano i modelli di organizzazione del lavoro e della società, ambiti in cui sono possibili forme di integrazione e di inclusione sociale. Questa è stata definita tragicamente generazione Bataclan. Uno spunto l'ha dato già Palma, a me piace ricordarli con un attimo, con una riflessione nostra intima. Chiaramente Elodie, Jean-Jacques, Valentine, Marie-Aimée, Claire, Stéphane, Maxime, Romain, Thomas, Mayer, Salah Emad, Thomas, Fabrice, Presilia, Baptiste, Gregory, Christophe, Suzanne, Elif, Cédric, Anne, Elsa Véronique, Mathias, Gilles, Pierre, Marie, Antoine, Cécile, Valeria, un pensiero per loro. Grazie. Ora vi lasciamo liberi a visionare il lavoro fotografico che è stato fatto. Sì, possiamo...